Al punto successivo all'ordine del giorno, cioè la discussione dei due ordini del giorno relativi alla circonvallazione, ho chiesto al signor Presidente di poter parlare perché volevo, prima di andare entrare nella discussione sugli ordini del giorno, anzi vi dico subito che io chiederò alla fine ai proponenti di sospendere entrambi gli ordini del giorno, ritenevo mio dovere relazionare al Consiglio Comunale degli incontri che ci sono stati in queste settimane, significatamente ieri e oggi, all'interno dell'ANAS. Quindi ho chiesto di poter parlare prima dell'illustrazione degli ordini del giorno, perché se vado a dire delle cose nuove penso che chi ha presentato l'ordine del giorno debba prima essere messo a corrente delle novità, perché altrimenti penso che possa fare così una relazione completa se appunto non sa vedere altre cose. Io allora, cioè, davanti a questo atteggiamento io stavo per dire che su questi argomenti sarebbe opportuno prima avere una conoscenza globale e dopo discutere, perché discutiamo proponendo l'ordine del giorno presentato tempo fa senza sapere alcune novità che ci sono. Se però si ritiene di procedere in questa maniera, io mi rimetto alla Presidenza, mi sembra più logico spiegare il perché è opportuno soprassiedere un attimo alla discussione di questo ordine del giorno, di questo e di quell'altro, perché io quindi chiedo di netto presentare. Sì, ma se si presenta un ordine del giorno in cui si chiede di vita la giunta fa una cosa e io oggi vengo a dire che non si può fare, magari forse io poi non sapevo perché. Presidente, posso continuare? Il regolamento mi concede di parlare o bisogna parlare in vista di presentazione? Non lo vuoi chiedere? Allora prendiamo il giorno, presentiamo il direttore e poi magari sono da lì. No, signor Presidente, io le chiedo alla Presidente che ha dato la parola a continuo, perché era quello che volevo dire all'inizio, mi è stata data la parola al consigliere Rolla, perché la prima cosa che io volevo dire questa sera è che su questi temi non ci dovrebbero essere distinzioni tra centrodestra e centrosinistra, in quanto hanno portato avanti in maniera egregia un processo lungo che dura da 10 anni dal centrosinistra e che soltanto delle persone poco pratiche possono pensare che il centrodestra voglia distruggere una cosa fatta dal centrosinistra per partito preso. Rifiuto questa impostazione dei problemi. Allora, ci sono delle oggettive perplessità su determinate cose e quindi voglio spiegarle. Ed ecco perché questa giunta, in queste settimane, indipendentemente da quello che apparso sulla stampa, sta cercando di lavorare per dare al Consiglio degli elementi che dovevano essere affrontati, secondo me, superando gli schemi, ripeto, di contrapposizione politica, perché l'interesse per la circonvallazione penso sia comune a centrodestra come a centrosinistra. E allora bisognerebbe smettere di dire qualche volta in città che uno si diverta a demolire qualcosa solo perché l'ha fatto un altro. Non è così. Quindi, in questi giorni abbiamo contattato l'ANAS a livello regionale e abbiamo contattato l'ANAS a livello centrale. Volevo capire, Presidente, il segretario si dicono che questo la prassi è percorribile o meno, però dicono se non devo. Mi sembra che non avete detto che sì, lo posso chiedere in qualsiasi momento di parlare, però posso dire. Però. Io proseguo se controllare, se devo interrompere di parlare mi interrompo, dopodiché mi ha detto quello che c'è la Presidenza. Deve presentare a Roma quello del gioco, Presidente, a Roma. Deve parlare, no, la sua mente.
problema anche della circonvallazione. I consiglieri o la donna che volesse leggere tutte le denunce che sono succedute, non hanno tirato chiedere domani al segretario, abbiamo preparato un tramite ufficio tecnico, un piccolo dossier che raccoglie tutte queste cose. Chi ha abbandonato la signora che non vuole ascoltare, probabilmente perché ha qualcosa da fare. E mai successo, è mai successo il consiglio comunale. Sono cambiate due cose. Quando si vede sono cambiate. Io del consiglio ho applicato nella storia di questo consiglio comunale che un ordine del giorno sia presentato. Sono invitati a passare in segreteria per avere una copia dettagliata di tutti gli atti precedenti, in modo che possano avere, senza che oggi qui vado a rileggerla, tutti quelli che sono stati fatti i passi della precedente amministrazione. Ribadendo che su questo tema ci deve essere la massima unità cittadina, che non ci devono essere contrapposizioni da destra e sinistra, ma che mi pongo delle problematiche come sindaco che porto alla vostra, sottolineatura, al vostro pensiero. Ed è per questo che in queste settimane ho cercato a tutti i livelli di acquisire il massimo delle informazioni, compreso anche un incontro che ho avuto a Roma la giornata di ieri e la giornata di oggi, dopo aver ascoltato l'ANAS. E vi comunico subito, per arrivare alle conclusioni, io chiedevo di non votare questa sera l'ordine del giorno, in quanto i vertici dell'ANAS, anche a livello nazionale, saranno alle palle presumibilmente la settimana, non quella prossima, ma quella successiva. E in quella sede io proponevo questa sera al Consiglio Comunale di creare una piccola delegazione tecnica, rappresentata ovviamente anche da consiglieri di opposizione, per poter ascoltare direttamente dall'ANAS un fatto dirimente, e cioè, passato l'eventuale primo lotto su cui possiamo cominciare ad avere alcune competenze, c'è o non c'è la possibilità da parte dell'ANAS nei prossimi decenni di aver finanziato il secondo, terzo e quarto lotto della circonvallazione? Perché, amici miei, se abbiamo una minima certezza è giusto continuare con la strada intrapresa dal Comune di Verbania fino ad oggi. Se invece, come sono notizie che vengo ad apprendere, l'ANAS non vuole più o comunque non è più in grado di dare la minima concretezza ai lotti 2, 3, 4 circonvallazioni, nel momento in cui dobbiamo prendere la decisione di procedere con i progetti, sarebbe sciocco prendere questa decisione senza porci il problema di che cosa potrebbe succedere alla fine del primo lotto. Perché se noi andiamo a provare il primo lotto e andiamo quindi a costruire un bel, ammesso che sia possibile, ammesso che ci siano i soldi che per intanto non ci sono, ma se viene fatto un progetto definitivo e si procede alla parte integrale, prima del primo lotto, con una deviazione della strada statale 34, a metà strada per intenderci, tra la stazione ferroviaria e il cimitero di Fondotoce, passando dietro, occupando larga parte della piazza, sopraelevandosi il canale con un ponte di 25 metri e passando sopra la strada di Mercozzo, infilandosi all'interno della montagna, uscendo più o meno dove c'è attualmente il distributore, in barra della Tamoe, dove c'è il Canneto. Bene, io mi chiedo, se la circonvallazione finisse lì, sarebbe un po' una cosa pagliata. Perché? Perché nessuno lo utilizzerebbe. Immaginate di venire da Ferriolo e di andare a Pallanza, ma voi prendereste fin sulla altezza quasi a stazione ferroviaria per passare un tunnel? No, passerebbe.